Dunque, la stazione spaziale, la metti? Sto interrompendo la sequenza. Io vado sempre in ordine sparso, Paolo è molto, anche se io sono. Ecco, perfetto. Questa è una bellissima foto, l'autore è lo stesso Paolo Nespoli. Questo oggetto è stato costruito, non è l'autore Paolo Nespoli della foto, non della stazione spaziale. La stazione spaziale è stata costruita con uno sforzo di circa 12, no, dietro Paolo, dove vai? Abbiamo perso quest'altra. Uno sforzo di circa 10 anni e ci sono moduli anche e soprattutto europei ed italiani, ma vorrei un attimo concentrare la vostra attenzione sul segmento russo e il segmento americano. Se voi avete la possibilità di viaggiare all'interno, galleggiare all'interno della stazione, passate dal segmento russo a quello americano. C'è proprio questa sensazione di tecnologie differenti, mondi differenti, lingue differenti, culture differenti, che sono incredibilmente collegati da un'unica interfaccia elettromeccanica. Pensate che il modulo russo è costruito in Russia da qualche parte con tecnologia standard russi, modulo americano dall'altra parte, così come europeo, italiano e canadese, è la prima volta che questi oggetti si ricongiungono e nello spazio. Viaggiando al di fuori dell'atmosfera a 24.000 km all'ora. È assolutamente incredibile il tipo di tecnologia di cui noi, come Italia, siamo non soltanto partecipi, ma presenti protagonisti. Infatti, ho piacere ricordare che circa la metà dei moduli abitativi sono passati direttamente o indirettamente attraverso la nostra industria italiana a Torino, l'Alenia. E un'ultima considerazione, poi ripasso la parola a Paolo, mi guarda brutto perché mi dice: va bene, no? E io parlo poco, è l'altra differenza. Lui parla molto, quando sono con Paolo, sono sempre molto contento perché lui parla, è molto piacevole ascoltarlo. E la parte mia io riduco al messaggio essenziale. E l'altro messaggio, doveva, però così mi confondi, Paolo, questa sequenza rapida mi confondi anche loro, è intenzionale. Allora, indifferentemente da se l'astronauta è russo, europeo, canadese, giapponese o italiano, la cosa che è universalmente riconosciuta è che il pezzo più bello della stazione spaziale è l'oggetto che prima Paolo ha menzionato, che dalla foto non è chiarissimo del perché sia così bello. Però voi dovete immaginarvi all'interno della Stazione Spaziale Internazionale, in questo particolare ambiente al di fuori dell'atmosfera, viaggiando a 28.000 km all'ora, viaggiando a ogni 90 minuti fate un giro attorno alla superficie terrestre. La cupola è una finestra sul mondo, sull'universo assolutamente incredibile, esclusivo. La difficoltà tecnologica di realizzare quell'oggetto è tutt'altro che banale. Al di fuori della stazione c'è il vuoto. Quindi quella cupola è veramente un gioiello di ingegneria, è stata costruita dall'Italia. Quindi anche qui, quando sono arrivato a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, e il motivo per cui parla lui, ha parlato lui prima, oltre al fatto che ho detto prima che è più alto, che c'è la bandiera più piccola, che c'è il bicipite più piccolo, che qual era l'altra cosa? Ah, che parla molto, è perché in ordine cronologico. Quando io sono decollato a questo punto, perché così lui è contento, qui non sono ancora decollato, quando sono decollato, ecco qui non sono ancora decollato, ecco qui sono decollato. Quando sono decollato, lui era già a bordo della missione, anche questa è un'altra differenza. Lui ha fatto una lunga durata, è stato 6 mesi, quindi lo vedete in quel modo, ma in realtà, come ha detto lui, c'ha dentro un bastone perché tutto. Quant'era la perdita vabbè, sono cose private, le cose mediche, comunque. Lui è stato 6 mesi e ha fatto il conteggio di quanto ha perso. Io 6 mesi, no, perché sono più basso, 6 mesi non sarei più tornato. E quindi sono stato 15 giorni soltanto. Allora, comunque lui, quando io sono partito, era già lì da circa 5 mesi e mezzo. Prossima, ecco sempre io che parto. Ancora io che parto. E io che sono arrivato. Ecco, qui è Paolo che mi ha fatto una foto. Noi stiamo a bordo dello shuttle, siamo in sei. Paolo è all'interno della Stazione Spaziale Internazionale. Ci fa una foto mentre noi ci avviciniamo e ci agganciamo. Guardate la perfezione del volo. È stata ritoccata con Photoshop. No.
Guardate, guardate la perfezione, l'allineamento, lo sguardo. Sono indeciso tra questa e quella precedente dove sembro Top Gun. Comunque, in ogni caso, sono tutte e due un indice di. E qui sullo sfondo vedete la parte americana della stazione prossima. Oh. Un'altra, legittimamente Paola all'inizio parlava del motivo per cui andiamo nello spazio. Questo oggetto è un oggetto assolutamente esclusivo e Filippo, giusto? Filippo certamente nei suoi ricordi dell'attività al CERN apprezzerà l'importanza di questo oggetto che cambia, ha possibilità poi, insomma, ha possibilità di cambiare completamente il nostro modo di fare ricerca di fisica di base, fisica delle particelle. La fisica di particelle, menzionando appunto Filippo e il CERN, si è sviluppata attraverso la costruzione di strutture sotterranee che sono acceleratori. Siamo arrivati più o meno al limite tecnologico. AMS per la prima volta apre una finestra verso lo spazio come opportunità della ricerca della fisica delle particelle. E in questo senso, giustamente, Delfino Bertolotto, prima, mentre venivamo in aereo, mi ricordava e mi rimproverava perché io parlo da AMS e non parlo degli esperimenti italiani. Però non mi sembra che non ho parlato dell'Italia. Beh, quindi, oltre a tutta alla componente industriale, oltre ai moduli, oltre al fatto a noi come contributo italiano alla parte astronautica, l'Italia è stata anche presente con una serie di importanti esperimenti nel campo della ricerca scientifica. Tra l'altro, l'Italia anche per AMS, anche qui, è presente e protagonista. Infatti, Delfina mi corregga, credo che noi siamo il primo o il secondo paese come importanza di contributo finanziario all'esperimento stesso. Sì. Prossimo. Braccio robotico, che è questa cosa qui un po' di traverso. Paolo, se mi fai da puntatore, fallo tu, dai, che sono più contento. Ecco, questa cosa qua è il braccio robotico, che è stato il mio task principale. Lui va confuso con quella tabellina, con tutti i task, eccetera. Io sarò molto semplice a ordinare. Braccio robotico, io stavo al di sotto dove è Filippo, quindi immaginate che invece di Filippo ci sono io. Filippo, dovresti però, per fare quella cosa, girarti di là, perché tu dall'interno dello shuttle devi controllare il braccio robotico per prelevare, Paolo, prelevare, non installare, prelevare Paolo, per prelevare AMS dalla stiva e poi per agganciarlo, l'altra, alla Stazione Spaziale Internazionale. Ecco, questo sostanzialmente è stato uno dei task operativi principali che ho avuto all'interno della missione identificata come STS-134 a bordo dello Shuttle Endeavour, durata 16 giorni, in rappresentanza dell'Agenzia Spaziale Europea, dell'Agenzia Spaziale Italiana e col permesso di Paolo, che era a bordo della stazione e era il leader del segmento americano della stazione spaziale. Prossima. L'ultima foto, anche perché anche su questa la racconto così un po' come l'ho vissuta. Questo oggetto qua è uno degli oggetti costruiti e realizzati dall'industria italiana con una particolarità. Mentre gli altri sono passati attraverso poi la NASA, adesso non vorrei entrare nel dettaglio anche perché non ce l'ho, questo, il PMM, è un modulo esclusivamente italiano. Infatti vedete lo stemmino dell'Agenzia Spaziale Italiana, e devo dire che carinamente i colleghi americani l'avevano identificato come lo stanzino. Allora io pensavo, quando sentivo, lo stanzino è un modulo, però giustamente l'appunto derivava dal fatto che mentre il modulo americano classico, il laboratorio, lo chiamano laboratorio, vai là dentro e ci sono gli esperimenti, questo andava su vuoto. Quindi giustamente veniva utilizzato come contentore. Quando poi sono andato a bordo della stazione ho notato che va benissimo tutti i moduli con gli esperimenti, ma il modulo che era più frequentemente utilizzato era proprio il PMM. Alla faccia
nel mio modo di vedere, dello stanzino. Era di fatto il cuore pulsante dell'attività giornaliera della gente della stazione, perché uno dei problemi che avreste se foste in microgravità a bordo della stazione è proprio il problema del magazzinaggio. Sembra un problema banale, probabilmente lo è, ma se vi immaginate in un mondo dove tutto galleggia, certamente la banalità quotidiana vi complica quantomeno un pochettino la vita. Quindi immaginate di svegliarvi domattina e vi trovate che galleggiate sul letto. Vabbè, primo problema: come arrivate al bagno? Vi spingete, arrivate verso la porta, prendete lo stipite e vi trovate sotto sopra, poco male. Sforzo in rotazione, riprendete il controllo, vi portate fino agganciate il lavandino con le mani e vi trovate davanti allo specchio. Fino a qui ci siamo. Però se tenete con le mani il lavandino, poi il resto delle operazioni non potete. A che vi viene l'idea? Usate i piedi. Con i piedi va agganciate in qualche modo al lavandino, così liberate le mani e potete tranquillamente acchiappare lo spazzolino dei denti o la pasta dentifricia che stanno volando. Quindi prendete la pasta dentifricia, la mettete sullo spazzolino e poi aprite il rubinetto. Aprendo il rubinetto scoprite che l'acqua non scorre ma forma una bolla. Quindi siete lì con lo spazzolino in mano, la pasta dentifricia che ormai sta volando via, i capelli che formano tutta una palla, con questa bolla d'acqua che vi galleggia davanti. E vi chiedete adesso come cercate il libretto delle istruzioni, perché ci deve essere da qualche parte l'istruzione su come... La sequenza la lascio alla vostra immaginazione, ma nel momento in cui voi vi trovate in questo tipo di situazione, problemi banali e terrestri diventano complicati. Di qui l'idea di mandar su un modulo vuoto alla fine è stata tutt'altro che stupida. Infatti, anzi, ci sono state anche delle cose che penso rimarranno nella storia, se non sbaglio, poi ho chiesto, non so, mi hanno detto che alcuni dei meccanismi te li sei inventati te per l'utilizzo del nostro modulo PMM, che oggigiorno credo che legittimamente possa essere identificato come uno dei moduli più utili della stazione spaziale, e Paolo passerà sicuramente la storia per aver ideato e ingegnato alcuni dei meccanismi. Lui scrolla le spalle, quello era banale. Sì, era banale, però per me, che sono venuto dopo di lui, trovare quei semplici meccanismi scoperti in tempo reale sono stati assolutamente utili. Basta, devo parlare ancora? Vai avanti, che c'è?